stessa con ciò che sono per te, Signore. Il mondo mio è nelle tue mani, io sono tua per sempre. Io credo in te, Gesù. Per te che io vivrò, per te io canterò, con tutto il cuore. Ti seguirò ovunque tu andrai, tra lacrime e gioia, ho fede in te. Per te che io vivrò, per te io canterò, io credo in te, Gesù, appartengo a te, Signore, è per te. Thank you.
dare inizio a questa riunione, io vi chiedo di alzarvi un istante in piedi con me, rivolgere per un istante il nostro pensiero a Dio e invocare il nome del Signore, finché ci possa essere la sua benedizione su questi cari. Il luogo è un luogo particolare, anche la giornata è particolare, ma siamo fermamente convinti che dove due o tre sono radunati nel nome di Gesù, lì c'è la sua presenza. E noi crediamo che Dio sia presente per benedire questi cari e benedire tutti noi. Per questo vi invito a chinare il capo insieme a me ed elevare una preghiera al Signore. Caro Padre, ti ringraziamo. Ti ringraziamo con tutto il nostro cuore per il privilegio che ci doni di stare innanzitutto dinanzi a te. Ti ringraziamo ancora per Giuseppe, per Federica, che si uniranno in questo giorno in matrimonio. Sin da ora ti preghiamo che la tua benedizione sia sulla loro vita, che la tua presenza non manchi mai nella loro casa, perché abbiamo continuamente bisogno di te. Ti preghiamo di guidare questa riunione e soprattutto di parlare ai nostri cuori attraverso la predicazione dell'Evangelo. Grazie per ogni cosa, nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen. Amen. Potete accomodarvi. Vogliamo ascoltare un cantico che Francesca ha preparato e vogliamo ascoltarlo con attenzione per lodare insieme Dio con tutto il cuore. Insieme, questa è la nostra certezza, cammineranno insieme a Cristo e saranno sicuramente benedetti da Cristo Gesù, perché Gesù appartiene a loro. E la nostra preghiera è che possa appartenere a tutti noi, amen, credendo nel suo nome e accettando la sua parola. Ed è per questo che vogliamo ascoltare con attenzione la predicazione della parola di Dio. Sarà il fratello Fabrizio Evangelisti, che è pastore della Chiesa di Roma Via Tagliamento, il pastore di questi cari, e siamo certi che il Signore lo userà per parlare ai nostri cuori. Fratello Evangelisti, vieni. La pioggia. Gloria al Signore. Amen. Stacco il microfono perché mi trovo meglio. Sono emozionato questa mattina, non posso nasconderlo. Innanzitutto per questi cari, perché poco tempo fa li abbiamo visti scendere nelle acque battesimali. Forse qualcuno di voi si chiederà che significa. Beh, Gesù ha dato un comando: andate per tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Questi cari hanno preso questa decisione già diverso tempo fa e hanno ubbidito al comando del Signore, e questo già è un qualcosa di meraviglioso, perché quando noi riusciamo con l'aiuto del Signore a metterlo al primo posto, tutto il resto sicuramente sarà più lineare. Non solo questo, ma avremo la garanzia della presenza di Dio nella nostra vita. Non stiamo parlando di religioni. Io non voglio prendermi troppo tempo, perché chi mi conosce sa che non sono lungo nelle meditazioni della parola di Dio, però ho pregato Dio che mi desse un messaggio adeguato a questo evento, e il Signore ha risposto a questa mia preghiera. Pregate per me affinché la parola, le mie labbra, i miei pensieri, i miei sentimenti siano conformi alla volontà del Signore. Noi chiediamo sempre la guida dello Spirito Santo, qualsiasi cosa facciamo, non perché siamo bravi assolutamente, ma proprio perché ci sentiamo inadeguati e insufficienti. Quindi chiederei più che altro non solo a tutti voi, ma anche principalmente ai credenti, a coloro che credono nel Signore, come abbiamo cantato in questo cantico, di pregare per me.
affinché Dio possa raggiungere i nostri cuori. Io vi chiederei, nell'amore del Signore, non con presunzione ovviamente, il tempo è breve della predicazione, però sto parlando proprio perché, animato dall'amore di Dio, spero che in questo brevissimo lasso di tempo la parola di Dio possa raggiungere il mio e il tuo cuore. Qualcuno di voi si dirà, forse si chiederà, ma come in una riunione come questa tu pensi agli invitati? Dovresti pensare prima ai sposi, certo, sicuramente pensiamo ai sposi, ma il Signore, il suo occhio d'amore è rivolto su ciascuno di voi. E di questo dobbiamo essere convinti nel nostro cuore. Abbiamo cantato "Io credo in te, Gesù". E se noi, se c'è qualcuno che forse non lo sa, ma il primo miracolo che Gesù ha compiuto l'ha fatto proprio durante delle nozze. E io mi aspetto in questa mattina un miracolo da parte del Signore. Ci credete? Amen. Ci crediamo, vero? Che Gesù è lo stesso ieri, oggi in eterno. Basta, ho preso già troppo tempo. E adesso passeremo alla lettura della parola del Signore. Gloria a Dio. Allora, il testo è un pochino, forse più lungo del solito. E si trova nel Vangelo di Luca, capitolo 15. Mi presti la Bibbia, per favore? Che non da dentro ci si vede. Grazie. Grazie. Luca, capitolo 15, leggeremo dal versetto 1. Tutti i pubblicani, vogliamo alzarci in piedi per favore, per rispetto verso la parola di Dio? Tutti i pubblicani e i peccatori si accostavano a lui per udirlo. E così i farisei, come gli scribi, mormoravano dicendo: costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Ed egli disse loro questa parabola: chi è l'uomo fra voi che, avendo 100 pecore, se ne perde una, non lasci le 99 nel deserto e non vada dietro alla perduta finché non l'abbia ritrovata? E trovatala tutto allegro se la mette sulle spalle, giunto a casa chiama gli amici e i vicini e dice loro: rallegratevi con me, perché ho ritrovato la mia pecora che era perduta. Io vi dico che così vi sarà in cielo più gioia per un solo peccatore che si ravvede che per 99 giusti, i quali non hanno bisogno di ravvedimento. La seconda parabola, ovvero: qual è la donna che, avendo 10 dramme, se ne perde una, non accende un lume, non spazi la casa e non cerchi con cura finché non l'abbia ritrovata? Quando l'ha ritrovata, chiama le amiche e le vicine dicendo: rallegratevi con me, perché ho ritrovato la dramma che avevo perduto. Così vi dico, vi è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si ravvede. Questa è la terza parabola. Disse ancora: un uomo aveva 2 figli e il più giovane di loro disse al padre: padre, dammi la parte dei beni che mi tocca. Ed egli spartì fra loro i beni. E di lì a poco il figlio più giovane, messa insieme ogni cosa, se ne partì per un paese lontano e vi dissipò la sua sostanza, vivendo dissolutamente. Quando ebbe speso ogni cosa, una grande carestia venne in quel paese, tanto che cominciò a essere nel bisogno. Allora si mise con uno degli abitanti di quel paese, il quale lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Egli avrebbe bramato sfamarsi con i baccelli che i porci mangiavano, ma nessuno gliene dava. Ma rientrato in sé, disse: quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza, io qui muoio di fame. Io mi alzerò e andrò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato contro il cielo e contro te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi servi. Egli dunque si alzò e tornò da suo padre, ma mentre era ancora lontano, suo padre lo vide e fu mosso a compassione. Corse, gli si gettò al collo, lo baciò e ribaciò. E il figlio gli disse: padre, ho peccato contro il cielo e contro te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio.
Ma il padre disse ai suoi servitori: presto, portate qua la veste più bella e rivestitelo, e mettetegli un anello al dito e dei calzari ai piedi, portatele fuori il vitello ingrassato, ammazzatelo, mangiamo e rallegriamoci, perché questo figlio, mio figlio, era morto ed è tornato alla vita, era perduto ed è stato ritrovato. E si misero a fare grande festa. Grazie, fratello. Accomodatevi, gloria al Signore. Queste tre parabole, non entreremo in profondità nell'aspetto dottrinale, ma faremo delle semplici considerazioni in superficie, però cogliendo il succo di queste parabole, che è molto importante per noi in questa mattina. Innanzitutto Gesù risponde ad un atteggiamento, a delle critiche che i religiosi di quel tempo appunto avevano rivolto verso la sua persona. Se abbiamo ben seguito il testo, i farisei, questi uomini cosiddetti di Dio, e ripeto ancora una volta, uomini religiosi, che non avevano capito la missione di Gesù, non avevano capito l'opera del Signore Gesù. Ma io questa mattina mi faccio una domanda: abbiamo noi, e la faccio a me stesso e a voi, abbiamo noi compreso veramente l'opera della croce? Non dovete rispondere a me, perché io sono un uomo come voi, ma fare delle considerazioni: abbiamo veramente compreso la potenza che c'è dietro quel sacrificio? Gesù è venuto su questa terra per salvarci, per liberarci da questo stato di separazione da Dio. Come dice l'apostolo Paolo, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Tutti. Nessuno in questa mattina si senta giusto davanti al Signore. E la cosa che più turbava i religiosi di quel tempo era vedere Gesù a contatto con i peccatori, con i pubblicani, con le persone più reiette, con quelle persone che altri avrebbero sicuramente allontanato. Gesù stava proprio con loro. Ed è importante che noi cogliamo il succo del messaggio della parola di Dio. Non ci dimentichiamo mai che Dio è amore. Poiché Dio ha tanto amato il mondo, è scritto in Giovanni 3,16, che ha dato il suo unigenito figliolo affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. In quel chiunque ci sei tu e ci sono anch'io. Dio ci ama. Queste tre parabole, se avete notato bene, viene messo in evidenza qualcosa che si è perso: la pecora perduta, la dramma perduta e il figlio al prodigo che si era allontanato dalla casa del padre e si era perso, spiritualmente parlando. Tutte e tre. Ma tutte e tre hanno un lieto fine. Ci fu una festa, sia quando è stata ritrovata questa pecora smarrita, sia quando è stata ritrovata questa dramma, e sia quando il figliolo, allontanandosi dalla casa del padre, è tornato. Si misero a fare grande festa. E noi abbiamo un concetto della festa un po' diverso da quello che è il messaggio biblico. Noi quando pensiamo alle feste, alla gioia, probabilmente il nostro sguardo, le nostre considerazioni vanno su quegli eventi, non lo so, potrebbe essere un festeggiamento di una laurea, i 18 anni e tante altre cose, un matrimonio. Ma questa mattina io vorrei, con l'aiuto del Signore, perché da solo è impossibile, che il Signore in questa mattina ci aiutasse a considerare che cos'è la vera gioia. Dobbiamo vederla sotto il profilo biblico. Ripeto, noi abbiamo una visione della gioia, della pace molto ristretta, e quando oggi noi cerchiamo in qualche modo di parlare di pace, di gioia, la gente ci guarda in qualche modo dicendo: ma quale pace, quale gioia? Anche se non lo diciamo, però dentro i nostri cuori lo vediamo che questo manca. Ebbene, la gioia è la conseguenza, quella vera, della salvezza. Quando noi ci accostiamo al Signore veramente con tutto il cuore, e questo può accadere anche adesso, in questa mattina, quando noi ci accostiamo al Signore con un cuore sincero e confessiamo i nostri peccati a Dio, qualunque essi siano,
Noi riceviamo il perdono di Dio ed è scritto in questa parola: giustificati per fede, noi otteniamo pace con Dio. Voglio farti un'altra domanda: c'è pace nel tuo cuore in questa mattina? Io ho visto molti volti allegri, però la parola di Dio ci dice qualcosa a riguardo. C'è un versetto della parola che voglio condividere con voi, che dice così: anche quando il volto è allegro, il cuore può essere triste. Anche quando noi a volte mostriamo, e lo facciamo perché è un giorno di festa questo, specialmente per loro, e Gesù è qui, Giuseppe e Federica, il Signore è qui, è presente, perché come ha detto il fratello all'inizio, dove due o tre sono radunati nel suo nome, egli è qui presente. Ebbene, il Signore in questa mattina non sta guardando solamente Federica e Giuseppe, ma sta guardando a ciascuno di noi e sta vedendo quello che c'è nel tuo cuore, nella tua vita. E sappi che il Signore conosce ogni cosa di te. In queste tre parabole tutto è iniziato con una perdita, ma tutto è finito bene, con un lieto fine, perché il Signore è intervenuto e ha dato grazia di ritrovare quello che era stato perso. Bene, in questa mattina non c'è niente che tu abbia perso che non possa recuperare con l'aiuto del Signore, con la grazia di Dio. Gesù un giorno ha detto ai suoi discepoli, in Giovanni capitolo 14, versetto 27, io vi lascio pace, vi do la mia pace, io non vi do come il mondo dà, il vostro cuore non sia turbato e non si spaventi. Gesù sta parlando di una pace particolare che tu non hai, che tu non possiedi, che io non posseggo. Come abbiamo detto all'inizio, il modo che noi abbiamo, la visione che noi abbiamo del festeggiamento, della gioia, è ben diversa da quella che viene dal Signore. E posso brevemente raccontarvi la mia testimonianza, perché vedo che il tempo comincia a peggiorare e vado verso la conclusione. Ero un ragazzo di 19 anni, non avevo nessuna intenzione di avvicinarmi al Signore, di seguire il Signore assolutamente, carico di vizi, di peccato, il mio comportamento era ribelle e tante altre cose. Ma un giorno dissi così al Signore di intervenire nella mia vita, di, se era possibile, di conoscerlo, e il Signore ha fatto qualcosa di straordinario, ha parlato al mio cuore. Poche parole, fratelli e sorelle e amici, non temere, solo abbi fede. Io pensavo che il Signore non potesse fare nulla per me, per come ero. Quelle parole hanno toccato il mio cuore, quelle parole hanno stravolto la mia vita. Da quel giorno è iniziato un cambiamento. Questo non è merito mio, questa è opera della croce di Cristo, di quel sacrificio. Mediante quel sacrificio noi veniamo perdonati, liberati. Perché è scritto in questa parola, il Signore non è che ci perdona soltanto e poi ricominciamo tutto come prima. Nella parola è scritto: se il figliolo vi farà liberi, voi sarete veramente liberi. E io sono sicuro che in questa mattina c'è qualcuno qui in mezzo a noi che ha bisogno di liberazione. Dice: liberazione da che cosa? Le cose sono tante, fratelli e sorelle, amici. A volte ve lo dico per esperienza, perché le ho passate. Ci sono delle cose che attirano i nostri sguardi, che ci piace, che ci avviciniamo, e sembra tutto innocuo, quando cominciamo. Poi queste cose cominciano a diventare dei lacci, poi si trasformano in catene e poi diventano delle vere e proprie prigioni. In quelle prigioni nessuno può liberarci, e mi riferisco a tante cose, non voglio fare gli esempi. Forse qualcuno, la droga e altri simili legami. Bene, Gesù in questa mattina può liberarti, può compiere un miracolo. C'è solo una cosa che tu devi fare, quello che ho fatto io. Dire al Signore: Signore, entra nel mio cuore. È scritto in Apocalisse, capitolo 3, versetto 20, e concludo, e sono le parole di Gesù: ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ode la mia voce ed apre la porta, io entrerò. Non stiamo parlando di religione, stiamo parlando di Gesù che vuole entrare nel tuo cuore. E io vorrei che chiudessimo gli occhi un minuto
e invocassimo la presenza di Dio, perché io desidero in questa mattina che il Signore entri nel tuo cuore. E se anche tu lo desideri in questa mattina, allora possiamo unirci insieme in preghiera e chiedere a Dio di operare. Gloria al tuo nome. Per chi è qui presente, dai gloria a Dio, i fratelli della Chiesa. Gloria al Signore Gesù. Gloria al Signore Gesù. Padre Santo, veniamo a te nel nome di Gesù in questa mattina per ringraziarti per la tua parola, Signore, per il tuo immutabile amore. Ti ringraziamo, Signore, per la tua fedeltà. Tu sei lo stesso ieri, oggi e in eterno. Grazie, Signore, perché il tuo amore, il tuo sguardo d'amore è rivolto su ciascuno di noi in questa mattina. Io ti chiedo, ti chiediamo tutti insieme che tu entri nelle vite, nei cuori di queste persone, Signore, come hai fatto con me, come hai fatto con altri. Che tu, Signore, possa diventare il Signore della loro vita. Benedicili, Signore, benedici in modo particolare Giuseppe e Federica. Grazie, Signore, perché tu per certo sarai con loro. Ti ringraziamo, continua a guidare ogni cosa di questa riunione. Signore, te lo supplichiamo, te lo chiediamo nel nome di Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Amen. Signore, ci benedica. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Adesso passiamo alla parte civile di questa riunione. Io so che siete sotto la pioggia, ma non vi preoccupate, passa presto. No, tu dici che parli così perché tu stai tranquillo lì. No, ma cercherò di essere breve. Ci sono delle cose però che vanno fatte, e innanzitutto sono invitato a leggervi gli articoli dei codici civili relativi al matrimonio. Articolo 143. Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono gli stessi, i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti ciascuno in relazione alla propria sostanza, alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia. Articolo 144. I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza secondo le esigenze di entrambi a quelli preminenti della famiglia stessa. A ciascuno dei coniugi spetta di poter il potere di attuare l'indirizzo concordato. Articolo 147. Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Ci alziamo in piedi, testimoni. No, so, voi no, potete stare seduti. Gli sposi sì. E loro devono ascoltare. Eh? Ci siamo. Non pensate alla pioggia, è un momento bello. Eh? Pensate a voi. Ok? Coraggio. Lucente Giuseppe, dichiari tu al cospetto di Dio di prendere nella pienezza della tua libertà la cui presente Federica Colantonio per tua legittima moglie, e prometti tu di voler vivere con lei nel santo stato del matrimonio, di volerla amare e servire nel dono totale di te stesso, onorare, aiutare ed assistere nella prosperità come nell'avversità, di conservare e fortificare la fede, di rimanere fedele, di voler essere in tutto un marito cristiano, secondo l'insegnamento della parola di Dio. Non ti ha sentito neanche mamma e papà. Lo voglio. Amen. Convinto. Voi avete sentito, sì. Federica Colantoni, dichiari tu al cospetto di Dio di prendere nella pienezza della tua libertà il qui presente lucente Giuseppe per tuo legittimo marito, e prometti tu di voler vivere con lui nel santo stato del matrimonio, di volerlo amare e servire nel dono totale di te stessa, onorare, aiutare ed assistere nella prosperità come nell'avversità, di conservare e fortificare la sua fede, di rimanere fedele, di voler essere in tutto una moglie cristiana secondo l'insegnamento della parola di Dio. Sì, lo voglio. Ah, è bel sì, eh? Bel sì.
è convinta. Con la vostra dichiarazione e la vostra promessa avete contratto matrimonio valido anche agli effetti civili. Dinanzi a Dio e in nome della legge vi dichiaro uniti in matrimonio. Amen. Bene. Potete farlo un applauso anche laggiù. Amen. Passiamo alle fedi. Se passiamo alle fedi. Sì. Devi essere cavaliere. Dai. Federica. Tranquillo, non ci pensa alla pioggia, già pensa. C'è il sole, guarda che c'è il sole. Vieni qua, fammi da assistente, vieni qua. Tienimi il microfono, ok? Grazie. Sei bravissimo. Siamo alle fine. Usciamo. Come sta? Sei bravissimo. Come la sposa? Sì, perché bagnata costale. Non si l'acqua, vero? Non ti viene l'acqua a te. No. Tanto quando è finita la parola, eh? Perdono. Viene l'acqua poi. Nella Bibbia pioggia è benedizione di Dio. Vuol dire approvazione. Sta pensando alla fine. Iniziamo da preparati. Fernando, preparati, eh. Tra 8 anni, 10 anni, quindi. vedremo Nella. Tra pure due. Tra pure due, Andrea. Certo. State sotto, se non posso fare va bene. Le giacche, state già vedendo. Ok, sì, non è così. Non ti fanno la foto. Geremia, giusto? Qui c'è un solo. Riuscite a prenderla? Alessandro,
Grazie assistente, sei stato bravissimo, meriti un premio. Sta piovendo, sì? No, sì o no? Sì? Sì. Allora ve lo leggo dopo là. L'atto glielo leggo dopo, a loro soltanto, così, eh? Però voglio fare una cosa, se mi fa piacere, mi farebbe piacere se i genitori degli sposi vengono qui. Pure il cagnolino può venire, non è un problema. È bellissimo. Fabrizio dov'è? Vieni Fabrizio. Ce la fate? Non volevo crearvi un problema. Volevamo fare una preghiera insieme con i familiari, con i genitori. Vogliamo chinare il capo un istante tutti insieme. Gloria al tuo nome. Grazie Signore. Signore, grazie con tutto il cuore per questo giorno. Grazie perché questi cari si sono uniti in matrimonio e siamo certi che tu benedirai la loro vita insieme. Tu sarai al loro fianco, li aiuterai in ogni cosa. Ti preghiamo per Giuseppe, per Federica. Fa che la tua mano sia sempre su di loro e la tua benedizione possa essere sempre in ogni giorno, in ogni momento della loro vita. Ti preghiamo anche per i genitori che fino ad ora li hanno assistiti, aiutati. Ti preghiamo per loro, Signore, che non manchi mai la tua benedizione sulla loro vita e tu possa veramente aiutarli in ogni cosa e sostenerli e fa che il loro cuore possa essere sempre rivolto a te, che sei l'Iddio vivente, che sei l'Iddio grande. Grazie per ogni cosa, grazie per questo giorno, per questo giorno di festa. Benedicili grandemente, Padre, nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen. Amen. Dio vi benedica. Amen. Concludiamo così. Dio Amen. Vi benedica. Gloria a Dio.
Gaia, 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 Dai, dove stanno le donne? Donne? Ma deve buttarlo lì, no. Sì, ma buttalo da sta parte. Anche ho preso di Mirandrea. Puntato sorella. Ah, è vero, c'ha ragione. Di qua, amore. Puntato di... Ma mia madre, mi padre, quando sta? Padre e madre. Ecco, ma sta qua. Ma quando sta? Ah, eccolo, allora. Allora, Lina, cosa stai? Allora, quando tu vuoi fare... No, non lo so. Vai, lascia il bicchiere. Guarda, là c'è un gruppo. Che stai a buttare? Di qua? No, mi fa pensare. Lì, andare laggiù e mettere di pezzo. Non dobbiamo... Dai, posa! Dentro c'è cemento armato! Posa! Quello non lo possiamo prendere. Tutti i mariti che portano della gruppa? Bello veloce, deve andare dietro! Vai più dietro! Bella, Niente, è destino. Troppo forte. Verso l'alto. Stava cercando di girare. La colpa è delle donne che si stanno assumendo da questa cosa. Non lo sai comunque, secondo te dire la cosa, tira forte. Amore, fai così, fai finta di lanciare, giri e lo lanci. Ma che terzo è quello buono. Allora, non stai a una manifestazione. Che sono? Ciao!
è andata, non è stata fatta apposta. Però che cosa ti ha detto la zia di mezza? Allora il proprietario sta chiedendo per il menù. È tuo? Per il menù sta chiedendo. Oh. Ragazzi, la fate insieme, dai. Lo devono arrivare, guidami. Grazie, mi sposterò. Gli ho chiesto al signore. Oh, guarda che non vuol dire, se ne tiro un altro perché devo ma questo me lo tengo io, no, la questo sono lì. Non c'ho l'occhio di dietro. Quello piccolo! Beh, ne è rimasto uno! Quando farà lo sposo adesso? Vai, fai tu! No, adesso ha lo sposo, vai! Vai, vai! Dai, forza, peschetti! Guarda, non ce n'è nessuno! È caduta la sposa! Allora, sei col bicchiere in mano, caduta a terra, io dico va. Appena fai il tiro di testa, niente a Frascati.